Per me è un orgoglio presentarvi il primo rapporto sull'attività di controllo parlamentare della Camera dei Deputati. È un lavoro che è iniziato circa un anno fa, che ha coinvolto il Comitato e i componenti del Comitato che io presiedo, che è il Comitato per l'attività di controllo sulla documentazione della Camera dei Deputati, di cui fanno parte diversi colleghi che sono qui e saluto, e che parte da una considerazione legata alla crisi della legge e alla crisi dell'efficacia dell'azione parlamentare che non solo il Parlamento italiano, ma in generale diversi parlamenti europei del vecchio continente stanno vivendo in questo momento storico. In Italia, secondo gli studi della Camera dei Deputati, solo per le leggi di rango primario, quindi leggi o atti aventi valore di legge, siamo oltre le 25.000 unità e il Parlamento ne produce una ogni 2 giorni e mezzo, non solo il Parlamento, ma tra atti parlamentari e atti aventi valore di legge siamo a una ogni 2 giorni e mezzo. Significa che ogni mese aggiungiamo 10 nuove leggi alle 25.000 già esistenti. Questi dati vogliono prima di tutto scatenare un dibattito sulla funzione del Parlamento, sulla funzione nei suoi rapporti con l'esecutivo e soprattutto su cosa debba fare un parlamentare per essere un bravo parlamentare. Noi oggi veniamo valutati molto spesso per il numero di atti che presentiamo e che ci facciamo approvare. Non veniamo valutati per quanti di questi atti stiano veramente dispiegando un effetto nell'ordinamento del Paese. Non veniamo valutati per l'efficacia, immagino che sia difficile, ma l'obiettivo oggi è rilanciare questa cultura del controllo, che è una funzione che il Parlamento ha messo da parte troppo spesso. La funzione legislativa accelera sempre di più, la funzione di controllo invece retrocede sempre di più. Nel complesso, quindi atti urgenti e atti non urgenti, abbiamo una situazione che non può che essere non soddisfacente, in quanto, come vedete, la 17ª legislatura, l'attuale, quella sulla sinistra, vede solo il 35% degli atti di sindacato ispettivo con una risposta, il 64% ancora da svolgere. Il trend è negativo anche rispetto alla 16ª legislatura, perché nella 16ª si sono svolti il 41% degli atti di sindacato ispettivo. Speriamo che questa legislatura almeno possa recuperare, in questa legislatura si possa recuperare sulla precedente in questi ultimi mesi prima della fine. Questo è un tema che sicuramente deve portare ad una riflessione, ma questa riflessione io la voglio fare anche attribuendo i meriti a chi tra i ministeri si comporta in maniera virtuosa, perché grazie ad una delibera della Giunta del regolamento della Camera, da quest'anno abbiamo uno spaccato dei ministeri ci spiega quali ministeri rispondano agli atti di sindacato ispettivo in maniera soddisfacente e quali no. Li abbiamo divisi per governo, i primi sono quelli del governo Letta, vi indico i primi due e gli ultimi due, ma nel rapporto trovate tutti quanti i ministeri. E come potete vedere in questo caso abbiamo il Ministero dei Rapporti col Parlamento, quindi significativa questa cosa, che ha dato il 100% delle risposte agli atti di sindacato ispettivo, mentre Affari dell'Unione Europea è il secondo col 66%. Tra i ministeri meno virtuosi troviamo la Presidenza del Consiglio dei Ministri col 14% e le riforme costituzionali col 16%. Vi sottolineo le riforme costituzionali perché lo stesso ministero nel governo Renzi è tra i più virtuosi, diventa tra i più virtuosi col 76% di risposta ad interpellanze e interrogazioni e il Ministero degli Affari Esteri invece secondo col 70%. Anche nel governo Renzi troviamo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è penultima col 23%, e il Ministero del Lavoro con circa il 21% di risposte agli atti di sindacato ispettivo. Andiamo all'attuale governo, che ha di nuovo i rapporti col Parlamento al 100%, il Ministero dello Sport si classifica secondo col 66% di risposte alle interrogazioni, ancora tra i ministeri meno virtuosi troviamo la Presidenza del Consiglio dei Ministri col 12,14% e il Ministero dell'Interno col 12,17%. E su questo ovviamente consigliamo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di iniziare a rispondere un po' di più, ma voglio dire un'altra cosa, questi sono dati della Camera.
ed è per questo che produciamo una legge ogni 2 giorni e mezzo. Perché molto spesso non ci preoccupiamo di che fine abbiano fatto le leggi approvate e molto spesso non andiamo a capire quali effetti stiano producendo, perché, come vedrete dopo, forse potrebbe venirci la voglia di tornare sulle norme che abbiamo già approvato e cominciare a metterle a posto e dargli una registrata, fare un tagliando alle leggi. Quest'altra slide, invece, è molto più importante perché... Perché sugli atti di sindacato ispettivo, gli atti di sindacato ispettivo che non vengono discussi in aula o che non ricevono risposta, non vedono il lavoro né del Parlamento né di funzionari del Ministero o di ministri nella risposta. Gli atti che vedete qui invece sono tutti gli atti di indirizzo che nella 17ª legislatura fino al 31 dicembre dell'anno scorso sono stati approvati o recepiti durante il dibattito in aula dall'esecutivo. Sono stati prodotti 6.781 atti di indirizzo, divisi così: 671 mozioni, 317 risoluzioni, 5.793 ordini del giorno, e di questi hanno ricevuto una nota di attuazione che dovrebbe fare il governo, l'esecutivo, al Parlamento nel dire a che livello di attuazione siamo arrivati di quell'impegno, solo 565, cioè l'8,33%. Non è un'accusa all'esecutivo, perché c'è una responsabilità anche del Parlamento. Il Ministero che ha ricevuto più atti di indirizzo in questi anni, che è il Ministero dell'Economia e Finanze, ha prodotto 0 note di attuazione sugli atti di indirizzo che ha recepito e che ha ricevuto. Quindi io credo che sia arrivato il momento di fare una grande discussione, soprattutto quando impegniamo l'Aula a lavorare con i calendari d'Aula, sugli atti di indirizzo e pretendere da entrambe le parti che vengano trattati con credibilità. Noi abbiamo la possibilità oggi di avere delle relazioni sul controllo ex post delle leggi. Il controllo ex post, abbiamo verificato, esiste anche in altri parlamenti che lo portano avanti. Noi qui oggi, con un ufficio, ripeto, che ha risorse secondo me non adeguate dal punto di vista delle unità organiche ad affrontare il tema del controllo parlamentare e del controllo ex post sulle leggi, abbiamo la possibilità nel rapporto di leggere alcune relazioni su alcune leggi dello Stato. Il Parlamento deve interrogarsi, ma soprattutto, dico una frase forte, deve farsi rispettare. Perché se noi approviamo le leggi e poi le leggi non vengono rispettate, perdiamo di credibilità come potere legislativo o come potere esecutivo, al di là di quelle che poi sono le singole questioni. E io credo che se cominciamo ad introdurre qui la cultura degli esami ai parlamentari, dell'esame al legislatore, una volta che ha approvato un provvedimento, io sono sicuro che comincerà a cambiare, a diminuire anche la disinvoltura con cui si producono tutte queste norme. Ci diamo un metodo di lavoro, ma soprattutto iniziamo a fare il tagliando alle leggi una volta che le abbiamo approvate. E soprattutto questo tagliando deve essere effettuato nella stessa legislatura nella quale noi approviamo la norma, almeno per quelle dei primi 3 anni, in modo tale che a fine legislatura questi organi possano anche certificare il fallimento o il successo di una norma. In generale questi sono degli spunti, ma da domani il Comitato per la Vigilanza sull'attività di documentazione si metterà al lavoro prendendo spunto dai dati che abbiamo presentato e cominciando appunto a lavorare in tal senso, lavorando con altri organi dello Stato, cercando di potenziare le risorse per effettuare un serio controllo parlamentare e soprattutto cercare di coinvolgere il più possibile i parlamentari in questa discussione.